Isola dei Famosi, Bianca Azzè in lacrime, la rivelazione della Denier su Biagi. La cantante ha riferito di soffrire ancora per l'improvvisa rottura con il pilota. Bianca Azzè e Filippo Nardi hanno in comune le profonde ferite create da Love Story finite male. In questa prima fase dell'Isola dei Famosi la cantante si è avvicinata molto all'ex Gefino. I due si sono scambiati confidenze ed hanno vissuto anche piccoli momenti di crisi. Sia Bianca che Filippo hanno sfogato il loro malessere interiore parlando al confessionale. Le lacrime hanno segnato il volto di due compagni di avventura, che sembrano aver trovato un buon feeling sulle spiagge dell'Honduras. L'artista sarda era convinta di riuscire a voltare pagina dopo essere stata lasciata da Max Biagi. Un'interruzione del rapporto improvvisa arrivata dopo la dedica sanremese della Azzè e il grave incidente che ha coinvolto il pilota sulla pista del Sagittario di Latina. Sei qui e pensi che ti lasci tutto in Italia e invece ti porti tutto dietro e io non volevo. Finora Bianca non è riuscita a voltare pagina ed ha esternato il suo malessere a Filippo Nardi prima e Nadia Rinaldi poi. Nell'ultimo anno ho affrontato delle cose più grandi di me. Sono stata un mese in ospedale a tenergli la mano. La trentenne ha ricordato i difficili momenti vissuti dopo la grande paura. Sono stata un mese in ospedale a tenergli la mano. Emozioni forti, che Bianca Azzè ha rivissuto durante la puntata del 5 febbraio dell'Isola dei Famosi. Il pianto della cantante in diretta TV ha commosso i compagni di avventura e il pubblico in studio. A questo punto Alessia Marcuzzi ha ricordato che la musicista era partita per l'Honduras per rimettere insieme un po' di cocci. Mi dispiace, io cerco di essere forte ma faccio fatica. So che i miei genitori soffrono e mi dispiace. Negli ultimi giorni la Azzè ha trovato in Alessia Mancini un importante sostegno. Io non colpevolizzo nessuno, l'amore può finire e ci vuole tempo. Sulla questione è intervenuta Mara Venier, che ha spiegato di aver vissuto una situazione simile. È come vivere un lutto. Max ha avuto parole bellissime per te. L'opinionista ha poi rivelato alla cantante di aver incontrato alcuni giorni fa Max Biagi. Io l'altro ieri ho fatto una colazione bellissima con chi sai tu e ti devo dire che ha avuto parole bellissime per te. Gli amori nascono e possono finire ma l'importante è avere rispetto e lui ce ne ha tanto per te. Da parte sua Bianca Azzè ha riferito di volere un bene immenso al pilota. Mi ha fatto credere in un amore vero. Fa più male perché la nostra era una storia meravigliosa e magica. Dall'altra parte Filippo Nardi ha raccontato di essere stato lasciato dalla fidanzata dopo 15 anni. È doloroso ma nel contempo ti fa ricordare che sei stato amato e che hai amato.